Allora, cominciamo a dire che cos'è la distanza prima di un punto da un insieme. Allora io siamo in Rn, eh? X appartiene a Rn, è un sottinsieme di Rn. La distanza di X da E non è altro che l'estremo inferiore delle distanze di X da Y, cioè la distanza è quella normale, devo vedere, al variare di Y di me. Questa è la definizione. Oh, questa distanza può fare anche 0. Prendete un insieme aperto, prendete un punto appartenente alla chiusura, è chiaro che la distanza fa 0. Diciamo, sicuramente fa 0 se x appartiene a n, ma può far 0 anche se x non appartiene a n, come nel caso che abbiamo appena detto. Se però c è un chiuso e x non appartiene a c, allora la distanza di x da c è strettamente così. Questo perché? Prendiamo la sfera di centro x e di raggio r. La prendiamo chiusa. Allora, la distanza di x da c è uguale all'estremo inferiore della distanza di x da y, tali che y appartiene a c intersecato b x r. Perché? Se il punto di c sta qua dentro, allora mettiamo bxr, ci sarà un b, no, una cosa di genere diversa dal nulla, no? Se prendo la sfera c lo prendiamo diverso da tutto. Quindi l'idea è questa: questo è c, questo è il punto, prendo una sfera di centro il punto abbastanza grande. Allora, quando vado a fare l'estremo inferiore, invece di considerare tutto c, considero solo questo punto qua. Perché? Beh, perché gli altri saranno a distanza maggiore di r, mentre i punti che stanno facendo hanno una distanza minore di r. Ok? Quindi è inutile fare considerare gli altri saranno più distanti. Però questo qua è un insieme chiuso, perché l'intersezione dei due chiusi è limitato, quindi questo qua è compatto. Allora, questa funzione qua è una funzione continua. Una funzione continua su un compatto, l'estremo inferiore coincide con il minimo, cioè il minimo. Quindi esiste, questo è x, qua posso scrivere minimo, voi non cancellate, ma scrivete uguale al minimo, eccetera, eccetera, che è uguale alla distanza di x da un certo y0. Y0 sarà il punto di c che è più vicino a x. Ci sarà un punto, va bene. Quindi la distanza di un punto da un chiuso, se il punto non sta nel chiuso, è strettamente così positivo. Adesso andiamo a vedere che cos'è la distanza tra due insiemi.
Ah, prima di vedere che cos'è la distanza tra due insiemi, prendiamo C un chiuso di Rn. E poi prendiamo x appartenente a Rn. Andiamo a scrivere la mia funzione phi di x uguale alla distanza di x da C. Allora io dico che questa funzione è continua, anzi è lipschitziana. C è fisso e x si muove. Allora, guarda, questo è C, questo è x, abbiamo detto ci deve stare un punto qua, y0, che è quello che realizza la distanza phi di x è uguale proprio alla distanza di x da y0. Ok? Adesso prendo un altro punto. Lo chiamiamo y. Phi di y è minore o uguale della distanza di y da y0, perché la distanza di y0 è la distanza da un punto di C, la distanza da C è la minima distanza, ma a sua volta questo qua è meno uguale alla distanza di y da x più la distanza di x da y0. Quindi questo qua è meno uguale alla distanza di y da x più phi di x. Quindi ottengo che phi di y meno phi di x è meno uguale alla distanza di x, da y. Però io posso scambiare il ruolo di x e y, quindi posso ottenere anche che phi di x meno phi di y, cioè se rifaccio il ragionamento all'incontrario, anche questo è meno uguale alla distanza di x a y. Beh, questi sono opposti, quindi da questo segue che il valore assoluto di phi di y meno phi di x è minore uguale alla distanza di x da y, cioè la distanza di x da y, se vi ricordate, è x meno y. Siamo in F, eh? E che vuol dire questo? Esattamente che la funzione è lipschitziana, anzi è lipschitziana di costante 1. Quindi è lipschitziana di costante 1. Non è una contrazione, ovvio, ma è lipschitziana di costante 1. Se è lipschitziana è continua. Quindi la distanza come è fatta? Su C vale 0, sui punti diversi da C è maggiore di 0 e poi mano a mano che vado lontano da C la distanza aumenta. Ok? Per esempio, facciamo un esempio che si capisce in R. Se in R prendo un intervallo, la distanza da questo intervallo chiuso come è fatta? Qua vale 0 e qua va come a 45 gradi, perché mano a mano che mi allontano aumenta la distanza. Qua la distanza la faccio da questo che è il punto più vicino, qua la distanza la faccio da questo che è il punto più vicino. Se avessi un cerchio in R2 la distanza sul cerchio sarebbe 0 e poi sarebbe
un tronco di cono, il grafico sarebbe superficie laterale di un tronco di cono infinito. Se l'insieme è più complicato, è più complicato, però è sempre una funzione continua, lipschitziana, lipschitziana di costante 1. Meglio così? Ok. Questo lo lascio scritto. Adesso andiamo a fare la distanza tra due insiemi. La distanza di E da F è l'estremo inferiore delle distanze di X da Y, tali che X sta in E e Y sta in F. Ovviamente, se i due insiemi hanno anche un solo punto a comune, questa distanza è 0. Però la distanza può far 0 anche se gli insiemi non hanno punti in comune. Per esempio, nel caso di un aperto e un punto che sta sulla chiusura, avere una distanza 0. Oh, la cosa bella è che la distanza può essere 0 anche se i due insiemi sono chiusi. Questo sembra meno intuitivo, però pensate a questo discorso qua. Pensate in R2 al grafico, per esempio, di y uguale 1 su x, quest'arco di iperbole. Ah, questo insieme di questi punti di questo ramo di iperbole è un insieme chiuso. Gli assi cartesiani sono, per esempio, l'asse x, pure un insieme chiuso. Questo ramo di iperbole è l'asse cartesiano x. Questo è chiuso, questo è buco. Però, come vedete, ci sono delle coppie di punti dell'insieme, diciamo, uno nell'insieme sull'iperbole e l'altro sull'asse cartesiano, che si avvicinano indefinitamente. Quindi quando vado a calcolare questo, per esempio, se prendo il punto N0, sta sull'asse cartesiano, appartiene l'insieme delle xy tali che y uguale a 0. Punto n 1 su n appartiene all'insieme di x y tali che x per y va 1. Questo sta sull'asse, questo sta sulla parata. Quando andate a fare la distanza di questi due punti viene 1 su n, n meno n se ne va. E allora che vuol dire? Vuol dire che questo estremo inferiore, se prendo il ramo del livello e l'asse cartesiano, viene 0. Ma i due insiemi sono anche chiusi. Quindi attenzione, non basta chiusi per avere una distanza positiva se non si entra di più. Però abbiamo questo risultato. Proposizione. Se K è compatto, e C è chiuso, K è intersecato, C è vuoto, allora la distanza, qual è la tesi? La distanza di K da C è strettamente positiva. La dimostrazione, la distanza di K da C è uguale al minimo della distanza di X da C, cioè per X appartenente a K. Questa è uguale alla distanza di x con 0 da c, che è strettamente positiva. Perché? Allora, come si può fare? Quando io faccio la distanza di x da c, il minimo su c già l'ho fatto. Allora, se faccio il primo e il minimo su c e poi il minimo su x, è esattamente la stessa cosa. Perché parlo di minimo e non di estremo inferiore? Perché nel secondo caso dovrei parlare di estremi inferiori, ma siccome quella è una funzione continua, la distanza di x è una funzione continua, K è compatto, l'estremo inferiore coincide con il minimo. Ma se coincide con il minimo si realizzerà da qualche parte, la distanza di x con 0 da C, siccome x con 0 sta in K, quindi non sta in C perché K intersecato C è uguale al vuoto, deve essere, come abbiamo visto prima, strettamente positiva, quindi la distanza. Cioè, in poche parole, quando ho un compatto e ho un chiuso,
non possono fare questo fenomeno che si avvicinano all'infinito, perché il compatto all'infinito era giù là, mentre prima i due chiusi potevano, pur essendo disgiunti, potevano avvicinarsi quando avevano dei punti entrambi che andavano verso l'infinito. Al finito erano distanti, ma verso l'infinito si avvicinano, e quindi la distanza era zero. Invece in questo caso non può succedere. Quindi affinché la distanza, cioè una distanza di due insiemi disgiunti, sia positiva, è sufficiente che uno dei insiemi siano chiusi, ma che ci vuole anche che uno dei due sia compatto. Bene? Quindi questa è la situazione. Adesso cancelliamo e andiamo a dimostrare le proprietà essenziali della misura, quella che poi il resto i dettagli non sono. Della misura di energia. Allora, cominciamo con il vedere. Allora, proposizione. Abbiamo due compatti, K1 e K2 compatti. Contenuti nel Rn. Ok. Allora, io dico che poi so che K1 intersecato K2 è uguale al vuoto, quindi i due compatti sono disgiunti. Dico che la misura di K1 unito K2 è più grande della misura di K1 più la misura di K2. Questo è il risultato che mi interessa. Allora, la dimostrazione. Per dimostrare questo risultato basta mostrare che se P, allora prendiamo ben contiene K1 unito K2, allora la misura di P è maggiore o uguale della misura di K1 più la misura di K2. Per quale motivo? Se è vero per ogni P che contiene K1 unito K2, chi è la misura di K1 unito K2? L'estremo inferiore di queste misure qua. Ma siccome questo è un numero, è un minorante di queste misure, l'estremo inferiore è il massimo dei minoranti, e quindi basta dimostrare questo. Allora, prendiamo un plurirettangolo che contiene K1 unito K2. Allora, sia P contenente K1 unito K2. Vi ricordo che la distanza di K1 da K2
la chiamiamo b, è strettamente positiva e sarà uguale alla distanza di x con 1, diciamo x da y, cioè x con 0 e y con 0. Non li voglio chiamare x con 1 e x con 2 per non dare l'idea che siano delle coordinate. Qua in realtà, come al solito, se siamo in Rn, lo 0 andrebbe messo meglio in alto, appunto per far capire. Vabbè, 0 non può essere un indice di coordinata, però per far capire che si tratta di punti di Rn. Allora, diciamo che questi sono i punti più vicini, no? X con 0 e y con 0. La distanza è qui. Sappiamo, per quello che abbiamo detto prima, che questa distanza è strettamente positiva. Allora, cosa facciamo? Osserviamo, allora prendiamo b diviso la radice quadrata di n. N è fissa la dimensione. Osserviamo che p, perché facciamo questo? Perché se io prendo, allora io voglio dividere il mio rettangolo, vabbè, rettangolo che ho fatto il disegno in plurirettangolo, che ho fatto il disegno in R2, ma plurintervallo in Rn, in intervalli che abbiano ogni lato minore di d. Però attenzione che se questo è minore di d, questo è minore di d, mettiamo, stiamo in R2, la diagonale quando fa? Fa D radica 2. Ok? Se stiamo in R3, i punti più distanti non sono su questa diagonale, ma sono i punti diametralmente opposti. E se andate a fare il conto, la diagonale, cioè il diametro di quel cubetto, non è D per radica 2, ma sarà D per radica 3. Che fate prima? Applicate Pitagora qua, poi fate Pitagora tra questo e questo. Ok? Quindi in generale in un cubetto, diciamo, vi lo scrivo questo risultato, che avrei dovuto dimostrare prima, lo scrivo qua. Se I ha lati di lunghezza non superiore a D, ciascuno non superiore a D, il diametro di, cioè la massima distanza dei due punti appartenenti a I, la massima se lo faccio sulla misura di I o se non l'estremo superiore, è minore o uguale di D per radice di N. I è contenuto in R. Allora, qual è l'osservazione? Posso che siano I1 e IH tali che P è uguale all'unione per J che va da 1 ad H degli I con J. I con I intersecato I con J è uguale al vuoto se I è diverso da J. E i lati, tutti i lati minore di P, tutti i lati di ogni intervallo. Quindi il diametro di I con J di D sulla radice di N. Quando vado a fare D sulla radice di N per N, viene il diametro di I con J minore di D
per ogni j compreso tra 1 e n. Allora, che succede? Cioè, l'idea qual è? Vi dico l'idea che è molto più facile da capire. L'idea è, voi reticolate qua. E andate a spaccare il vostro rettangolo in tanti due rettangoli. Che succede? Succede che, ecco, qua ancora ci sta un quadratino che tocca sia di qua che di qua. Però, se faccio una reticolazione fatta meglio, adesso questo quadratino tocca solo questo quadratino. Cioè, facendo, suddividendo il mio plurintervallo in tanti intervalli, cioè, non faccio altro che dividere i lati dei vari. Quella era un'unione di intervalli disgiunti. Ogni intervallo disgiunto lo suddivido in tanti intervalli più piccoli fino a che i lati non scendono al di sotto di questo. Si può fare perché questo è un numero fissato, quindi si può fare con un numero finito. A questo punto che succede? Quando un quadratino tocca l'uno, non tocca l'altro. Quindi finisco la dimostrazione, vabbè, la finisco sull'altra parte, la finisco qua. Quindi cosa faccio? Chi saranno P con 1 e P con 2? Allora, vedete, ci sono tre tipi di quadratini. Quelli che toccano K1, quelli che toccano K2 e quelli che non toccano né K1 né K2. Quelli che toccano sia K1 che K2 non ci stanno, perché abbiamo scelto il lato abbastanza piccolo in modo tale che se uno tocca K1 non tocca K2. Quindi andiamo a considerare allora, diciamo sia P con 1 uguale l'unione a degli I con J per J appartenenti a J1. Chi è J1? J1 è l'insieme dei J compresi tra 1 ed H, tali che il J intersecato K1 era diverso dal vuoto. Poi prendiamo P con 2 uguale l'unione per J appartenente J2 di con J. J2 è uguale all'insieme di J tra 1 ed H, tali che I con J intersecato K2 è diverso dal vuoto. Va bene? Quindi faccio un'unione di tutti quelli che toccano K1 e tutti quelli che toccano K2. Chiaramente la misura di P è maggiore o uguale della misura di P con 1 unito P con 2, perché ci sono anche quelli che non toccano né K1 né K2. Ma questa misura è più grande della misura di P con 1 più la misura di P con 2. Perché? Beh, perché P1 e P2 sono disgiunti. Ma questa è più grande della misura di K1 più la misura di K2. Perché? Per definizione. Perché la misura P con 1 è un plurintervallo che contiene K1 e P con 2 è un plurintervallo
che contiene K2. Ok? Ok. Beh, ho finito. Che è quello che dovevo, dico. Quindi la misura sui compatti disgiunti, sul numero finito di compatti disgiunti, è superadditiva. Poi in realtà vedremo sarà additiva, no? Perché la misura è sempre subadditiva. Però qua ci interessa che sia superadditiva, cioè questa è la parte difficile da dimostrare. L'altro non ci perdiamo neanche tempo. Adesso dobbiamo vedere che sugli aperti la misura è subadditiva. Facciamo solo questo e poi andiamo prima. Quindi A1, A2 aperti contenuti in Rn. Adesso attenzione che io non suppongo che siano disgiunti. Qua c'è la con 1, qua c'è la con 2. Voglio tuttavia dimostrare che la misura di A con 1 unito A con 2 è minore o uguale della misura di A con 1 più la misura di A con 2. Okay. Andiamo a vedere cosa devo dimostrare. Basta mostrare che se P è ben contenuto in A, in cui l'intervallo è ben contenuto in A, la misura di P è minore o uguale della misura di A con 1 più la misura di A con 2, o no? Perché chi è la misura di A con 1 di A con 2? L'estremo superiore di questo. Se questo vale per ogni P, faccio l'estremo superiore. L'estremo superiore è il massimo dei minoranti, quello dei minoranti. Il massimo di minoranza sarà minore o uguale, insomma. Cioè, scusate, contrario, stiamo superiore al minimo dei maggioranti. Questo è un maggiorante, quindi l'estremo superiore sarà più piccolo di questo. Sbagliato anche. Però è evidente. Allora, cosa devo fare? Ecco, prendiamo P ben contenuto in A. Ben contenuto è il solito discorso che quando faccio estremo superiore su quelli ben contenuti, vabbè, qua non faccio i lati tratteggiati perché allora vedete cosa faccio? Prendo la distanza di x dalla, diciamo, da Rn meno con 1. E questa la chiamo φ di x. Ok?
poi prendo la distanza di x da Rn meno con 2. E questa la chiamo φ con 2 di x. Poi prendo φ di x uguale al massimo tra φ con 1 di x e φ con 2 di x. Io dico che se x appartiene a P, allora se x appartiene a P chiuso, che è contenuto in A, che è uguale a con 1 unito con 2, allora la, diciamo φ di x è strettamente positivo. Perché? Allora, prendo x, beh, questo sta in P chiuso, quindi sta in A con 1 e in A con 2, sta nell'unione. Allora una di queste due deve essere strettamente positivo, possono essere tutte e due uguali a 0. Ok? Adesso vado a prendere il minimo su per x che appartiene a P chiuso, che è un compatto, vi ricordo, perché qui è un intervallo chiuso, un compatto, di φ di x. Questo minimo lo chiamo D. Questo minimo è strettamente positivo. Adesso finisco come prima, perché dico P lo scrivo come l'unione per J che va da 1 ad H di IJ, dove i lati di IJ sono minori di D sulla radice di N per ogni J compreso tra 1 e H. Che vuol dire? Prendiamo un punto, allora, qua cos'è che non voglio? Io voglio che quando faccio i quadratini o gli intervallini nel Rn, l'intervallino o sta in A con 1 o sta in A con 2. Non voglio un intervallino che non è contenuto né in A con 1 né in A con 2. Qua vedete, questi qua stanno, li metto in A con 1 e questo qua lo metto in A con 2. Ok? Allora, perché non può succedere? Perché prendiamo questo punto qua, questo sta in A con 2. Io l'ho fatto con lati di minore D sulla radice di N, quindi la distanza diciamo, allora, questo qua potrebbe stare in A con 1, in A con 2 o in tutte e due, però almeno da uno dei due la distanza dalla frontiera è maggiore di D, perché è D sulla radice di N e la radice di N. Ok? Allora che cosa succede? Se la distanza dalla frontiera, per esempio, su A con 2 è maggiore di D, che vuol dire? Che lui sta in A con 2, ma anche tutti gli altri stanno in A con 2, perché siccome la distanza è maggiore di D e qua il diametro, cioè la maggiore distanza che posso trovare all'interno di quell'intervallino è al massimo D, non posso uscire da qui. Chiaro? Ok. A questo punto io vado a considerare P1 tali che I con J è contenuto in A con 1. Poi vado a considerare J2 tale che I con J J non appartiene a J1, ma I con J è contenuto in A con 2. Cioè, cosa potrebbe succedere? Qua ci devo mettere questa condizione, perché altrimenti che succede? Che ci possono stare degli intervallini
che stanno sia in A con 1 che con 2, quelli non li voglio contare due volte, ok? Però se uno non sta in A con 1, io sono sicuro che sta in A con 2. Quindi io so che J1 unito J2 è uguale a 1A. Quindi so che P1 unito P2 è uguale P. Ma adesso questi P1 e P2 sono disgiunti, perché qua gli intervalli li ho messi una parte sola, ma se sono disgiunti, questo qua è il minore uguale della misura di A con 1 più la misura di A con 2, che è quello che dovevo mostrare. Quindi stavolta qual è la proprietà? La proprietà è che o un intervallino è contenuto in A con 1, o un intervallino è contenuto in A con 2, o un intervallino è contenuto in tutti e due. Però non c'è nessun intervallino che non sia contenuto in almeno uno dei due. Grazie a questa disuguaglianza. E quindi da questa disuguaglianza segue che questa unione è disgiunta e segue che la misura è superadditiva. Subadditiva, scusate, riaperto. Quindi adesso noi abbiamo dimostrato che su due compatti disgiunti la misura è superadditiva, sugli aperti la misura è superadditiva, due aperti anche non disgiunti, perché in questo caso non ci serve che siano disgiunti, la misura è subadditiva. Adesso, partendo da questo, la prossima volta vedremo che se io faccio un'unione di insiemi misurabili, ci metto l'ipotesi che sia limitata, se non è limitata dovrei fare un giro tecnico, ma si può fare lo stesso. Vedremo subito che l'unione sarà misurabile e se l'unione è disgiunta, la misura dell'unione è esattamente uguale alla somma della serie.